il problema è più grande di quello che poteva essere. In effetti là non c'è nessuna perdita, come si pensava. La riserva che c'è qua era totalmente vuota, il radiatore era totalmente vuoto e in effetti c'è un consumo maggiore anche di olio, per questo che ho aggiunto 3 litri d'olio e sembra che ci sia il problema con il gasket, che ovviamente con la temperatura alta si è andata a farsi fottere. Questo vuol dire che è la testata del motore, cioè smontare totalmente tutto il motore per cambiare il gasket, che non è quello lì arancione, ma è quello sotto, che neanche lo vedo. Bene. Bonjour à tout le monde. Come diceva qualcuno, volevo una donna, ho sposato una commedia. Volevo una macchina, ho comprato un problema. Non se ne può più. Avevi pensato, adesso vi parlo, perché ho troppa gente di dietro. Allora, occhio. Se non ce l'hai la Watts, non comprarla. Rimani senza, non la devi comprare, non è necessario. Rimani con con la macchina che hai. Let me tell you. Ecco, questo è il gruppo che abbiamo oggi, sono 100 persone, di cui 98 volontari. Vabbè. Cosa lo devo dire? A me prende male. Niente, lo dico. Guarnizione testata. E beh, d'altro canto la macchina, fammi vedere quanti chilometri ha. E beh, dai, è ora, no? La guarnizione della testata, quando la vuoi cambiare? Questi sono i chilometri. 50.000 chilometri si cambia la testata. E questa è una Russian construction made in China. E quindi tutto fila perfetto. È chiaro, se tu tieni la tua automobile in garage, non fai altro che ritardare i problemi, ma ti vengono fuori. È questione di fatto. E niente, stavo guardando qua i personaggi che girano. Vabbè, che cosa è successo? Mi esce fuori la lucina rossa, ok? Questa qua, no? Quella lì della temperatura, ma mi è uscita fuori in cioè come mi è uscita fuori, ho provveduto a controllare l'olio, che in effetti ce n'era pochissimo. Strano, perché il meccanico mi ha detto: guarda che l'olio sei a posto. E quindi ok, cazzo, ho detto, ma dai, non è che mi avrà preso in giro, no? Però ok, ho messo 1 litro, poi 2 litri e poi ho messo 3 litri, e 3 litri sono tanti. E in ogni caso, siccome il motore era sempre molto caldo e tuttavia avevo messo da poco il liquido nel radiatore, non ho neanche pensato a quello, capito? Anche perché per esperienza, se mi succede qualcosa nel radiatore, perdo acqua, capito? E invece lì l'acqua non l'ho mai persa, mai visto niente. In ogni caso, il radiatore era vuoto, vuoto. La riserva, come si chiama, il contenitore della riserva del liquido, era vuoto anche lui.
anch'esso. E tuttavia sentivo, quando parcheggiavo, un leggero profumo di bruciato. Però ho detto, siccome ho appena cambiato la marmitta, perché quella là era a livelli come presentato in altro video, siccome appunto pensavo, no, le giunture si devono tattacche, allora magari c'è un po' di puzza. In effetti non è che c'era proprio puzza di bruciato, c'era un po' di puzza, che era probabile da delineare al fatto della marmitta. No, non era così. Era proprio poca roba. In effetti non è che si è bruciata, però si è bruciata. E quindi è da cambiare la cosa. Che cosa vuol dire questo? Che io esattamente oggi dovevo partire per la Sardegna in vacanza. Guarda. 5 litri. Messi tutti. E devo partire per la Sardegna in vacanza. Preparato lettino, vedi, borsetta frigo, tutto nice and professional. Dietro c'ho anche l'ombrellone, la tenda, gli sdrai, cucina da campo, insomma, tutto perfettamente organizzato per sviluppare 20 giorni, no, capito? Bene, e quindi niente, vacanza cancellata, cancellato il traghetto. Bella è la vita che se ne va. Mettiamola dal lato alto, vediamola da un altro lato. Tanto queste ruote mi facevano veramente schifo. Pratiche, perché sono gomme, sono pratiche, ti portano dove devi andare, ma a livello che se la terra è bagnata, no? Come mi è capitato laggiù, se la terra è bagnata, la macchina non va avanti, e non gli, anche se gli metti le ridotte, non si non si muove. Devi girargli gli hub, no? Che però non ho provato perché non c'avevo voglia di scendere. E quindi, se non ce l'hai la Watts, non comprartela, lascia perdere. Credi a me. Sono solo problemi. Devo aggiungere questo. Il meccanico, allora, noi siamo in Italia, ma come in America, come penso in ogni parte del mondo, credo. Non lo so se in Asia funziona nella stessa maniera, non ho avuto questa esperienza, però in America, e in America Latina, America Centrale, America Latina, sì, si usa, magari non in tutta l'America Latina, ma credo che sia uguale. E in tutta l'Europa? Non lo so. Vabbè, ma vai al dunque. Ok, vengo al dunque. Si usa dire il mio macellaio, il mio panettiere, il mio dottore, il mio avvocato, no? Cioè l'avvocato di parecchi, però tu dici il mio avvocato, il mio computer, no? La mia casa. Il mio bar, il mio caffè, il mio macellaio, il mio meccanico. Per arrivare a quello che volevo dire, quando ha visto che c'era la testata, ha fatto. No, no, come dire, io non te lo faccio. Oh shit. No, qui c'è troppo lavoro. Proprio mi ha detto: no, qui c'è troppo lavoro. Proprio
Si è messo le mani sulla bandana, no? Qui c'è troppo lavoro. E in effetti c'è tantissimo lavoro da fare, devi smontare tutto quanto. Prendiamola positiva. La parte positiva è che nello smontare la testata, no? Per arrivare alla guarnizione, è sicuro che ci saranno delle altre parti che devono essere sostituite. E io penso che questa qua sia una delle prime, quando tu compri l'auto, penso che sia una delle prime cose che tu debba fare. Penso che sia una delle prime cose che tu debba fare insieme a tante altre. Lascia perdere la ruggine. La ruggine, c'è la ruggine, ma un cazzo. Sono tante altre cose da fare. Una tra queste è proprio quella di smontare la testata, cambiare in immediato la guarnizione. Perché per affrontare i costi e approfittare nel guadagno è proprio quello di usare materiale di poco costo, di poco valore, quindi made in China, e infatti le conchigliette delle gomme, no, delle ruote, sono tutta roba made in China. Fanno anche dei buoni pezzi, capito? Non è che puoi condannare la Cina per tutta la rumenta che ci arriva. È che tu puoi ordinare della rumenta come puoi ordinare dei pezzi più importanti. Cioè lo stesso pezzo però con più, come dire, no? Con più valore. Invece questi qua per affrontare le spese e guadagnare, allora metti giù roba che costa poco e è un po' come la legge dei tre prezzi, no? E quindi un cazzo, e quindi i pezzi sono fatti made in China, esattamente come cos'era quel pezzo che ho aspettato 3 mesi, non mi ricordo neanche, il gear della macchina, pensa che roba, anche quello. Il materiale si sgretola, non tiene quando la macchina è sotto pressione, sotto carico, sotto sforzo, quando metti le ridotte. E quindi si sgranano. E ecco, insieme a quello, tutto. Insieme a quello, smontare la testata e mettere subito i pezzi di ricambio made in Germany, penso che sia la soluzione migliore. Eviti tutti i problemi, solo che a questo punto se già ti vendono la macchina a 25.000 euro alla cazzo, cioè così com'è fatta, se tu gli devi mettere tutti i pezzi normali, cioè che funzionino, la macchina ti viene a costare 40.000 euro. 40.000 euro. Se la macchina deve essere preparata a dovere, al fine che tu non debba cambiare tutti i pezzi, la macchina ti deve costare 40.000 euro. Invece te la vendono già a un prezzo esagerato in Europa, con i pezzi di cui abbiamo già appena parlato, e tu dici, ah, è un affare, mi costa solo quello, no? Però non è così. Non è così. Niente, si tira avanti e devi pensare che una volta che tu hai sistemato pezzo per pezzo, alla fine hai una macchina. Alla fine hai una macchina. Io lo faccio qui in Polonia, ma farlo in Italia, un lavoro del genere, non so quanto possa essere. Ma senza dubbio vedo già solo con un occhio.